A tutti e a tutte, oggi parliamo di uno dei libri più belli che ho letto quest'anno, un'opera perfetta, raramente lo dico perché secondo me le opere in ambito artistico non possono raggiungere la perfezione, qui la raggiunge assolutamente perché è un'opera teatrale, quella di Casa di Bambole di Ibsen, meravigliosa. Io innanzitutto non voglio parlarvi di cosa racconta quest'opera perché va scoperta da soli, vi dirò i motivi per cui va assolutamente letta. Io non ce l'ho in edizione cartacea perché l'ho letta in ebook, conto di recuperarla il prima possibile, ma andiamo subito al dunque e lo facciamo subito dopo la sigla. Cosa rende Casa di Bambole un'opera perfetta? Innanzitutto la costruzione che ha. Il crescendo è meraviglioso, è un'opera divisa in tre atti, tutti e tre gli atti sono molto diversi tra loro, non perché in realtà spazzino tra tempi e luoghi differenti, tutt'altro, sono ambientati sempre in questa casa, Casa di Bambole appunto, e all'interno di un arco temporale sequenziale molto molto breve che confà assolutamente in modo perfetto alla narrazione teatrale. Cosa che non spesso accade nelle opere teatrali, non così tanto spesso. Qui invece tutta l'opera è circoscritta all'interno di un tempo molto ben definito che riesce a raccontare tutto. Questa è la perfezione di Ibsen, di Casa di Bambola di Ibsen. Il fatto di riuscire a raccontare tante vite in così poco, essere così conciso. Non gli leverei una parola, una virgola a quest'opera, perché tutto ciò che si dice non è assolutamente fuorviante, non è mai qualcosa di aggiunto così superfluo, assolutamente, cioè tutto fondamentale, tutto essenziale per la trama e per conoscere i personaggi, che sono personaggi umanissimi, personaggi che ci parlano anche adesso, assolutamente. Il crescendo è meraviglioso, cioè siamo in un contesto, vi dirò solo il contesto iniziale, questa famiglia si avvicina il Natale, sono tutti felici, soprattutto proprio la protagonista Nora, che è una donna felice, la sua vita è meravigliosa, apparentemente meravigliosa, e questo contesto natalizio di festività, di gioia di vivere, si inizia questa vicenda, che si scoprirà lentamente, non per questo... Casa di Bambola è un'opera lenta, un'opera che pesante, tutt'altro, è un'opera di grande gaudio e gioia, soprattutto nel primo atto, perché è divisa in tre atti, come ho già detto se non sbaglio. Il primo atto quindi è quello più gioioso, quello in cui si iniziano a delineare questi personaggi, tra cui Nora. Nora è assolutamente la protagonista, è la bambola dell'opera teatrale di Ibsen, mentre gli altri personaggi sono secondari, ma anche qui assolutamente ben delineati. In poco Ibsen riesce a delineare dei personaggi alla perfezione, alla perfezione. Siamo quindi in questo contesto idilliaco, tutto ci appare meraviglioso, sentiamo proprio la gioia di vivere queste festività natalizie, e questa gioia ovviamente piano piano lascia lo spazio all'inquietudine, lascia lo spazio alla tragedia che si rivela attraverso il passato della protagonista, un passato che per quanto lei abbia cercato di nascondere dietro questo velo di apparente felicità, non può rimanere nascosto per sempre perché i segreti nell'ambito familiare prima o poi emergono. Questa è la grande verità di Casa di Bambola. È un'opera che parla di talmente tante cose che circoscriverla in un genere è assolutamente sminuirla. È un'opera che molto spesso viene ricordata per la tematica femminista che tratta, che si evince soprattutto nel terzo e ultimo atto, la necessità per la donna di una autonomia. Di non essere la bambola dell'uomo, ma di essere una figura al pari dell'uomo, una figura che ha tutto il suo diritto di vivere all'interno della società in cui vive l'uomo e non di vivere in una casa e curare delle bamboline ed essere la stessa bambolina così come lo era di un padre e poi esserla di un marito. Ecco, proprio la necessità per la donna di emanciparsi da una situazione ormai non più sostenibile. Questo è il tema che poi emerge di più perché è quello più dominante, è la chiusa finale, senza spoiler, è proprio il concetto finale dell'opera, ma c'è molto di più dietro. C'è di più il fatto che Ibsen riesce a raccontarti una vita domestica e a renderla universale, perché i personaggi contenuti all'interno di quest'opera sono i personaggi dell'intera umanità, anche se poi questa tematica femminista, per quanto sia estremamente attuale oggigiorno, va contestualizzata e è vista secondo un occhio diverso rispetto all'epoca in cui quest'opera fu considerata anche scandalosa.
Però sicuramente, per quanto le famiglie adesso magari funzionino in un modo diverso da quel punto di vista, anche se c'è ancora un problema legato alla situazione femminile che non si può nascondere, è un'opera che parla a tutti, perché i suoi personaggi sono umani, perché i suoi personaggi sono universali. E questa è la grande, grande maestria di Ibsen, di delineare personaggi pazzeschi. Poi il marito di Nora, che non ricordo assolutamente il nome. Il modo in cui la trattano, che è poetico, è dolce, ma al tempo stesso si rivela assolutamente misogino, assolutamente sminuente nei confronti della donna, della moglie, e tutta poi una serie di altri personaggi, anche qui indimenticabili. Non vi voglio parlare troppo di quest'opera, leggetela, cioè questo video è assolutamente inutile perché non ho detto nulla se non che dovete leggere quest'opera perché qui c'è la trasposizione della vita domestica nella vita universale. C'è la capacità di un autore di delineare dei personaggi senza la necessità di chissà quanto approfondirli, perché comunque il testo è breve, deve esserlo perché deve rifarsi alla narrazione teatrale, però di renderli sfaccettati, profondi, complessi, e tutti i dialoghi sono assolutamente fondamentali alla trama, fondamentali alla delineare questi personaggi, a farteli sentire vivi, ed è incredibile come a un certo punto la tua empatia, comunque la tua vicinanza a questi personaggi, determinato ovviamente dalla scrittura, ti fa pensare come loro. E quasi le parole non servono più, perché tu pensi esattamente nello stesso modo in cui pensano loro. Arrivi all'ultimo atto in cui tu stai leggendo i dialoghi tra i vari personaggi, il conflitto arriva al climax totale e tu sai già cosa diranno perché lo senti, soprattutto senti il personaggio di Nora, che è quello che determina, no, tutta la narrazione, quello centrale. È un'opera meravigliosa, vi invito assolutamente a leggerla perché ne vale la pena. La si legge in un'oretta e mezza, ma vi rimane per tutta la vita perché è veramente qualcosa di clamoroso. Ci vediamo ad un prossimo video.